Cari quadisti, buongiorno. Finita gara 1, finita gara 2 della Quick 3, la stella nascente di questo campionato Quick 3 2012, Davide Galli su Aeon, che continua a dare filo da torcere a Valeri e si sta imponendo come il concorrente di Daniele Valeri. Davide, dopo una partenza iniziale nel 2011, la tua affermazione nel 2012, soprattutto con un mezzo fatto in Italia dalla Aeon Italia. Raccontaci questa tua avventura. Sono partito l'anno scorso, che è stato il mio primo anno nel campionato italiano. Senza alcuna esperienza sui salti, ricordiamolo, arrivavi dal fettucciato. Poi quest'anno ho migliorato molto e... è andata così e tutte le gare sei lì che te la lotti e te la giochi. Ricordiamo a Fano una prima posizione, complimenti Davide. Davide, ti vediamo su un mezzo completamente diverso da quelli degli altri, forse molto più leggero, lo guidi in modo aggressivo e sui salti hai, diciamo, una netta superiorità e tendi ad allungare il salto. È una tua caratteristica di guida o è una cosa richiesta dal tuo mezzo e dall'erogazione del motore? Oh, è la mia guida, visto che è molto lunga e leggera, devo controllare molto e... è così, la guidi così e funziona bene, insomma, Davide. Davide, allora un grande saluto, i nostri complimenti per l'acquisizione della seconda posizione di giornata, secondo posto in gara 1 e secondo posto in gara 2 nella QX3, e un arrivederci alle prossime date del campionato italiano quad cross. E una news, parlando col tuo team, si parla di 4,50 per il 2013? Credo di passare, però non sono ancora sicuro. Siamo sicuri che tu abbia le caratteristiche e le qualità di pilota per farcela. Davide Galli, signori, una certezza del campionato italiano 2012, un pilota che si sta imponendo nella Quick 3. Grazie Davide e complimenti ancora. Ciao.